Buonasera a tutti e bentornati, 22esima puntata di Speed Stop 2022, il podcast pop di Formula 1 Analisi Tecnica, dove ogni settimana siamo più disperati per quello che siamo costretti a vedere ogni domenica in cui c'è una gara in cui la Ferrari dovrebbe vincere, portare due piloti sul podio, magari addirittura fare doppietta, e invece finisce inevitabilmente per trovare ogni settimana un nuovo modo creativo e sempre più fantasioso per suicidarsi, perché non credo che abbiamo molte altre parole per dirlo. Quello che abbiamo visto ieri è l'ennesima disfatta di un team che si è presentato in griglia di partenza in seconda e terza posizione ed è riuscito a non portare neanche un pilota sul podio, pur avendo la vettura probabilmente più competitiva in qualifica, nonché quella che è stata in gara la più veloce per almeno la prima metà. Verstappen escluso e tutto quello che è successo dopo. Chiaramente non sarò da solo a raccontarvi tutto questo, e ci sono un paio di compagni di viaggio che hanno voglia di raccontarvelo insieme a me e capirete quanto siamo tutti oggi belli carichi e immagino che il pubblico sui social lo sia altrettanto. Stavamo giusto dicendo nel pre-puntata tra noi il fatto che mai come nelle ultime 24 ore abbiamo visto il pubblico social veramente scatenato nel commentare questa Formula 1 e soprattutto questa indegna Ferrari. Con me, come sempre, Mariano Froldi dalla redazione di Formula 1 Analisi Tecnica. Ciao, ciao Mariano. Ciao caro Marco e cari amici che ci state seguendo, posso dire che sino a qualche tempo fa mi arrabbiavo, adesso ormai è subentrata in me quello stato per cui sorrido amaramente, insomma, della situazione della Ferrari. Cioè, io ieri ero abbastanza sicuro, arrivati al 30° giro e vedendo come Leclerc autorevolmente aveva superato Russell e come aveva subito distanziato Russell, che tutto sommato la gara della Ferrari, non essendoci la variabile della pioggia, era abbastanza in discesa. Quindi non l'ho vista per scaramanzia, dopo sono andato a vedere il risultato. Ho detto, oddio, disastro Ferrari Senza dappertutto. parole, Poi l'ho senza rivista parole. bene, ho capito, le gomme di marmo, tutto quello che era successo, e ancora oggi non riesco a capacitarmi di cosa sia passato per la testa agli Gomme di marmo che strateghi. nessuno gli ha obbligato a Mario montare. Isola che ha detto in tutti i modi: guardate che le gomme bianche in questa non le hanno messe neanche nelle infografiche loro, che hanno detto guardate che non vanno in temperatura neanche a volerle scartavetrare. Hanno avuto la riprova dei piloti che hanno provato prima di loro, cioè hanno avuto la riprova delle Alpine, scusate, Ah, forse Alpine, francese, Alpine era o giusto. Alpine, vabbè, sai, io mi confondo, o delle Alfa Romeo, dove dicevano queste gomme non funzionano, 18 giri, quindi hanno visto dove, e cosa fanno? Tra Montano l'altro, guarda, il turbo. posso dire una cosa velocissima prima di introdurre il nostro secondo compagno di viaggio di oggi. È che lo sapete tutti ormai, chi segue questa trasmissione, il mio pilota preferito è Fernando Alonso. E da appassionato della guida di questo grande talento del volante, io guardo sempre con enorme attenzione la sua gara, come se fosse uno che si gioca la vittoria ogni volta, e quindi do attenzione alle sue strategie, a quello che succede. E io credo che se c'è qualcuno in grado di fare peggio della Ferrari, è solo l'Alpine. Cioè, questi riescono, a parte che sono l'unico team ufficiale, quindi insomma con un certo budget che si fanno sia power unit che macchina in casa, a non essere competitivi da ormai quasi un decennio. Sono rientrati in Formula 1 nel 2015, sono passati ormai 7-8 anni, non hanno mai toccato palla, come si direbbe in un altro sport, e riescono, oltre a non avere una macchina competitiva, che almeno questa la Ferrari finalmente gli è riuscita, comunque a non capirci sistematicamente un cazzo nella gestione dei piloti, nella scelta delle strategie. Cioè, sono veramente dei mentecatti quei francesi, non ci capiscono nulla di Formula 1. E dunque Alonso, che secondo me doveva ritirarsi, ha invece scelto di andare in Aston Martin e andrà a farsi un altro paio di anni a combattere per la merdesima posizione. Caro Fernando, amico mio, io ti voglio un sacco bene, ma tu che cazzo ci resti a fare in Formula 1? Ma ci stanno Marco, tante cose belle nel motorsport. Vai a Le Mans, che adesso l'hypercar vale qualcosa e non come purtroppo. quando l'hai vinta tu che correvi da solo con la Toyota. Vai a farti una stagione in IndyCar, che se non ti fai tutta l'annata, la 500 miglia non la vincerai mai, la tripla corona non la prendi. Fernando, amico mio, cioè, io voglio bene anche al buon Flavio che ci ha regalato il tuo talento e quello di Schumacher, quindi è uno che di Formula 1 ne capisce. Però basta, cioè, sei consigliato dalle persone sbagliate, è evidente.
cambia vita, per piacere, sei ancora in tempo, a 41 anni oggi ancora, sei un pischello. Mariano, fammi dire, non siamo da soli, chiedo scusa per averlo introdotto così tardi, ma oggi proprio mi devo sfogare, c'è con noi l'opinionista Roberto Cecere. Ciao Roberto. Buonasera a tutti, buonasera. Roberto. Per l'ennesimo lunedì, abbiamo... Per l'ennesimo lunedì di passione, allora, di questo 2022. Allora, voglio vai, vai Mariano, vai. La vai. Domanda è che ci siamo posti tutti, Roberto, Marco, il sottoscritto. Oggi ho intervistato Luca Dal Monte per il classico appuntamento che facciamo proprio su F1AT del dopogara, e gli ho chiesto, ma perché hanno montato le bianche? E lui mi ha guardato e mi ha detto, non lo so, non lo sa nessuno. Cioè, perché? Cioè, è questo che mi fa, ormai mi fa ridere, cioè, sono talmente, ormai chiaramente non ci sono più, il mondiale è chiuso, è fine, ame, però... Era già 7 giorni fa, eh? Sì, certamente, sì, però tu dicevi, sì, faceva sì, una doppietta, almeno si andava a carichi, tranquilli, poi hanno detto, facciamo doppietta. Sì, la doppietta l'hanno fatta, nel senso che sono stati superati sia dalla Red Bull... Nel senso che hanno fatto 2 cavolate. Sì, sì, ma... vabbè. Allora, Roberto, ma perché le bianche? Perché allora, le gomme di marmo? Facciamo una premessa, altrimenti sembriamo i tuttologi, e va innanzitutto detto, come ho scritto pure stamattina, che chi lavora all'interno della Formula 1 rappresenta comunque il gota da un punto di vista ingegneristico, no? Quindi c'è differenza anche nel gota tra gli ingegneri, e purtroppo se l'hanno capitate alcune aree, tra cui soprattutto quella in ambito strategico, dove quest'anno, ma anche negli anni scorsi, stiamo pagando un dazio enorme. Qual è il punto, diciamo, l'unica motivazione per la quale la Ferrari ha scelto le gomme dure? Innanzitutto, dal venerdì e la domenica le condizioni meteorologiche sono cambiate totalmente, nel senso c'è stato un graduale abbassamento della temperatura, e qui che hanno invalidato i dati in possesso di tutti i team, perché la Ferrari volava sul giro secco, sul passo gara, comunque, cioè, volava in ogni tipo di condizione. Domenica, sabato c'è stato il primo campanello d'allarme, sottovalutato, perché il giro di Russell è stato mostruoso, però una Mercedes che riesce a metterti davanti ti complica tantissimo i piani. E poi domenica il disastro, perché una cosa importante da vedere prima della gara sono i set di gomme a disposizione dei piloti, no? E se guardiamo quella grafica che fornisce Pirelli, Mercedes, Ferrari e Red Bull avevano le stesse opzioni, identiche. La gara della Ferrari quando è stata persa? Alle ore 14:59, quando sono state tolte le termocoperte. Quattro piloti dai primi 10 scelgono di montare la rossa, perché sconfidano in una, si viene detta, light rain, pioggia leggera, dove le gomme rosse sono molto più prestazionali delle medie. Il Pullman, Verstappen, Norris, e non ricordo chi altro, ce n'è ancora un altro, montano le rosse. No? Come al solito le Mercedes fanno una partenza mostruosa, entrambe, perché azionano in maniera fantastica in partenza quest'anno, una delle poche qualità della Mercedes da inizio anno. Però, fino al giro numero 15, per me il primo errore strategico, figlio del fatto che non si vogliono dare i galloni del più forte a Leclerc. Io mi baso sui dati proprio, come posso dire, forniti sul sito ufficiale della FIA, e nei primi 15 giri Leclerc, dopo i 3 giri di virtual safety car iniziali, dal giro 3 al giro 15, è stato più veloce di 36 millesimi. Tu dirai, perché cazzo sono 36 millesimi? No, sono tanto, perché significa che quello che sta davanti mi sta bloccando il pace, ok? Certo. Prima errore, perché era arrivato sistematicamente in zona DRS su Sainz. Senza, non ci ha capito niente su tutti i tipi di miscole. Invece Leclerc no. Primo errore, figlio di una volontà di non dare una priorità, ma almeno per vincere le singole gare, perché oramai non c'è velleità di vincere titolo piloti piuttosto che titolo costruttore. Dopodiché la Ferrari fino al 38esimo giro aveva il destino nelle proprie mani. Se voi guardate la race,
Race History Chart al 30° giro, cioè quando si è fermato Verstappen, la Ferrari era in testa con Leclerc, aveva 5 secondi di vantaggio su Russell, 6 secondi di vantaggio su Sainz e 7 secondi e 1 di vantaggio su Verstappen. Ora, il remote garage Ferrari probabilmente era in ferie, perché al 21° giro Fernando Alonso si ferma e monta le famosissime gomme di marmo. Perché Fernando Alonso, dopo diciamo aver avuto qualche incontro ravvicinato con il suo compagno, amichevole compagno di squadra, ha tentato una strategia diversa, di diversificare. Mi fai, scusa, mi fai aprire una parentesi di un secondo? Voglio dire pubblicamente che secondo me Esteban Ocon è il pilota con il più scarso quoziente intellettivo della storia di questo sport. Ma scusa, io l'ho chiamato coglion, mica a caso. Guarda, riesce a stupirmi ogni gara di più. Marco, allora, ti posso dare ragione, come pilota è un ottimo pilota, però non la velocità ce l'ha. Non è riconoscente perché 12 mesi fa l'amico suo spagnolo gli ha fatto vincere la gara proprio qui. Ed è la seconda volta quest'anno che fa una cosa che non si dovrebbe mai fare. La prima volta stava prendendo i cazzotti da Max Verstappen, perché si sdoppiò e lo buttò fuori. Quest'anno l'ha fatto su Leclerc, che è sdoppiato. Sì. Cosa che non si fa mai. Sempre anche riferito al rallentare il compagno di squadra, che anche quella non è proprio la migliore delle pratiche, è già successo se non sbaglio in Arabia Saudita. Ritornando a bomba su Ferrari, al 21° giro Fernando Alonso si ferma, ok, ci vuole più tempo per mettere in temperatura le gomme, hai avuto 17 giri per capire che con quel set di pneumatici, con quel compound, Fernando Alonso non ha mai acceso un microsettore verde. Roberto, tu giustamente hai scritto che solo per l'uscita, per uscire con quelle gomme, Leclerc ha perso 6 secondi. Sì. Cioè, ma hai capito? Ragazzi, è stato imbarazzante che Verstappen, la prima volta che fa il primo errore stagionale, ma dopo un secondo se l'ha passato proprio come se stesse col che è più anziano come me. Allora, Roberto, giustamente dici, ha fatto l'errore, però potevano limitarli i danni, perché potevano allungare facendo gara su se stessi. Mariano, si poteva vincere e non te cioè, potevi allungare con le medie molto di più, perché le hanno usate per molto meno, e solo all'ultimo mettere le rosse. Quello che ha fatto Hamilton. Quello che ha fatto Hamilton. Esattamente. Lineare, semplice, pulito, su quelle gomme allora vado bene, quindi le metto. Ci dovevano essere tre cose. Via libera subito a Leclerc, che ne aveva e lo passava prima del primo pit stop, sono convinto. Lo passava prima del primo pit stop. Strategia media con con una finestra molto più ampia rispetto a quella prevista, per poi finire che con le mescole soft usate, purtroppo, ma tutti ce l'avevano usate, tranne mi sembra Perez, che non era entrato in Q3. Ragazzi, voi avete visto il servilismo di Perez? Quando si è girato Max Verstappen, no? Cioè, ha fatto in modo, non mi ricordo chi ci fosse dietro in quel momento, che non venisse superato da quello che lo inseguiva. Perché nello stesso momento Perez, anche da lui era braccato da molto vicino da un rivale che in questo momento non ricordo, mi sembra fosse una McLaren. Per poi arrivare, no, alla narrazione psichedelica di Binotto a fine gara. Sì, è psichedelica, hai ragione. Narrazione psichedelica. Consiglio, oltre a leggere noi ovviamente, quindi faccio pubblicità per noi stessi, di leggere ad esempio quello che ha detto Alberto Sabattini, cioè che non è l'ultimo arrivato, ha fatto un'analisi spietata punto per punto smontando ciò che ha detto Binotto. Anche noi l'abbiamo fatto. Ma ragazzi, per controbattere nella vita, per controbattere una persona che basa la sua narrazione sulla propria opinione, c'è solo una cosa da utilizzare, i dati. I dati. Okay? Se li utilizzerò... Se lo dice un ingegnere. No, ma a parte
lasciamo perdere, ma io non sono un addetto ai lavori all'interno del circus. Ma se loro hanno i dati in real time, no? Con i dati in real time tu subito puoi capire. Però qui apro un punto che sarà oggetto di qualcosa che scriverò. Purtroppo io do un po' di colpa anche a Leclerc. In che misura? Sì, anche io, Roberto, nel senso, forse ti anticipo, ma nel senso che lui deve dire continuo ad andare avanti, non rientro, amen. Allora, Leclerc è lo stesso pilota. È bravo, bravissimo, hai centrato, Marco. Sainz, in termini strategici, è più furbo, l'ha dimostrato a Monte Carlo nel passaggio diretto dalla full wet alla gomma di asciutto, che era la scelta logica, e l'ho dimostrato anche in altre circostanze. Anche a Silverstone. Qual è il punto? Leclerc è il pilota che ha le intuizioni. Io mi ricordo una qualifica del 2018 in Brasile, in cui lui disse: non mi interessa, io vado avanti, entro in Q3, con la pista semi bagnata, quando il team gli aveva detto lascia perdere, è impossibile. Quello forse fu il primo guizzo proprio di Leclerc in Formula, allora, 1 con l'Alfa Romeo, che si vedeva quel talento cristallino. Cosa ha reso grandi Hamilton e Schumacher? La totale simbiosi con il loro ingegnere, nel caso Bono, e nel caso di Schumacher, Ross Brown. Chi è vecchio come me e, tra virgolette, come Mariano, sa benissimo che la prima cosa che Schumacher pronunciò quando tagliò il traguardo di Suzuka nel 2000, disse: you are great, Ross. You are great, Ross. Che cosa significa? Io guido, ma tu devi essere i miei occhi su quello che succede intorno. Ma chi sono gli occhi di Leclerc? E soprattutto Leclerc, tra le tante domande che si fanno, perché noi non ascoltiamo tutti i team radio, avrà chiesto: ragazzi, ma qualcuno ha utilizzato le dure? Come sta andando? No, ma l'ha chiesto. Abbiamo proprio la trascrizione. Sì. E gli hanno detto: tutti male, stanno tutti male. Ok. Ah, ok, perfetto, allora dobbiamo perdere. Okay. È incredibile, cioè... No, perché fondamentalmente è stato un errore di presunzione nel dire: non è detto che se va male a loro va male anche sulla nostra macchina. Ci sta Roberto, ci sta tutto. Sono più le cose che ci spiegano, solo che sono cose ripetitive, recidive. Cioè abbiamo visto Monaco, abbiamo visto Inghilterra, tanti punti, tanto che Sky UK ha chiesto proprio a Binotto in maniera abbastanza... No, a Horner, scusate, in maniera abbastanza... simpatica, dice: ma certo che se ve le servono così su un piatto d'argento, sapete Horner cosa ha detto? Che se fosse stata la Mercedes sarebbe divertito, ma siccome con la Ferrari adesso hanno buoni rapporti, ha detto, beh, diplomaticamente, però ha detto tutto. Quando abbiamo visto che hanno montato le bianche, abbiamo pensato che avevamo un'opportunità per vincere. Però io voglio porvi, scusate se faccio il peperino, voglio porvi un altro problema, Roberto e Marco, cioè io ho l'impressione che a me non è piaciuta per nulla, quando non è piaciuto per nulla, come non è piaciuto a tanti, quello che ha detto Binotto per la sua arrampicata da Guinness dei primati sui vetri in verticale. Vabbè, però ha parlato di Sainz, non ha parlato di Leclerc. Cioè, ragazzi, io ho l'impressione che in realtà Binotto non abbia mai creduto al mondiale e che tutto sommato forse si fida più di quello che gli dice Sainz piuttosto che di quello che gli dice Leclerc. Cioè, questa è una cosa che a me lascia esterrefatto. Mariano, rientra in quel discorso di una certa mentalità manageriale in cui al capo piace lo yes man. Sainz non è yes man. Beh, insomma, mica quanto in gara non è che ha risposto. No, però attenzione, quando si ritira non è furioso come... Ad esempio, lui a Baku si è ritirato anche lui per problemi tecnici. Fatto spallucce. E perché sa... che avere un approccio più, diciamo, più tenero nei confronti della squadra gli può ritornare utile. Un Leclerc che contraddice il suo team principal dicendo: ma quale... Ieri l'ha contraddetto, Ieri l'ha contraddetto. La macchina andava, non è che non andasse la mia. Dobbiamo parlarne all'interno. Ma la cosa più, ragazzi, più imbarazzante dell'intervista di ieri: ma Binotto dove stava quando Leclerc ha superato Russell? No, erano su due mescole diverse. Ma quali due mescole diverse? E poi lo hanno ripreso. Ha detto: no, quella era parità di mescole.
No, ma perché era lì, era il gap di 4 decimi dato da una gomma più giovane, no? Cioè, non sapeva più che dire che a un certo punto Vanzini, e come tutto il Team Sky che cerca di essere molto soft con la Ferrari, perché il Però principale ieri non ha problema. potuto nascondere le No, ma evidenze. Vanzini non ha potuto, ma Vanzini ha una ruggine con Binotto, Ah, perché lo sapevo. da quando l'Austria 2020 disse date una macchina a questo ragazzo, lui è entrato in contrasto molto con Vanzini. E ieri è rimasto, però è stato le domande, che erano domande proprio legittime, è rimasto, diciamo, risposto in maniera scomposta e irritata. Non dobbiamo capire innanzitutto perché non ha funzionato la macchina. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo Ah, nel senso, parlando? scusa, Roberto, mi inserisco per dire. Allora, è evidente che nel voler analizzare le cose a 360 gradi ci sia anche un tema legato al fatto che questa Ferrari, per le sue caratteristiche evidentemente tecniche, riesce ad Performa un po' qui. ottimizzare, esatto, riesce a ottimizzare la performance quando c'ha una finestra di temperature che non è quella che va verso il freddo, ma è quella che va chiaramente Va verso il bene, questo è caldo. Quindi chiaro. nell'evoluzione di un weekend che era partito con 50 gradi quasi di asfalto al venerdì ed è arrivato intorno ai 25 della domenica, è chiaro che magari può esserci anche un tema di performance che comunque nel finale di gara, parliamo degli ultimi 10-15 giri, nonostante la rossa nuova, un Leclerc o un Sainz non erano veloci quanto Verstappen o quanto Hamilton, più o Beh, meno ma in adesso realtà vai. Marco, erano rosse usate. Erano Ma rosse in usate. realtà, Erano Marco, rosse usate, però erano la fatemi differenza con dire. Hamilton era minima, però, in realtà, Certo, sono no, ben no, no, per differenti. carità, però insomma, se vedi in realtà invece la prima metà di gara, viceversa, insomma, c'era un po' più di gara. Quindi, voglio dire che ci sia Certo. anche un tema tecnico, come dire, Ma non è che quello lo non è usi il per nascondere problema. l'errore della strategia, Io capisci? questo voglio dire, cioè, trovo veramente, non vorrei usare parole scomode, però. Scorretto a livello proprio di intellettuale la presa di posizione di un Binotto che si presenta davanti al mondo, ai microfoni e dice quella che è palesemente una palla e lui sa benissimo che è una palla, ma se ne sbatte il cazzo e la racconta lo stesso, perché di questo si tratta, cioè un voler nascondere proprio sotto la sabbia, visto che siamo in piena estate, una verità nascondendola con dell'altro, il che non significa che quell'altro sia necessariamente falso, ma non è il nocciolo della questione. Marco, difendendo l'operato del suo team, Binotto difende se stesso. Anche perché, Un no, team hai manager ragione serio. Roberto, hai ragione Roberto, anche perché se noi vediamo gli errori strategici fatti dalla Ferrari in questi anni, sono gli stessi e spesso statisticamente sono simili, ok? Marcare troppo l'avversario, non fare gara su se stessi quando hanno il ritmo, essere iperconservativi. E chi è che doveva porre rimedio a questo se non il team principal? Ma Metodo di lavoro, uomini giusti al posto giusto. Se c'è un settore carente, il team principal, che è un ruolo eminentemente politico di governance, cosa fa? Cerca di risolvere i problemi. Non l'ha risolto quel problema. Quindi è ovvio che una critica a questa cosa diventa una critica a Binotto. È chiaro che lui deve difendere il team perché è giusto difenderlo. Comunque, diciamo, i panni sporchi si lavano in casa, ma è anche vero, come dici tu, che sta difendendo se stesso. difende se stesso perché sono uomini scelti da lui, team voluto da lui, però io chiedo solo una cosa al team principal della Ferrari, di non dire più alcuni tipi di frasi, no? Dobbiamo analizzare, dobbiamo studiare i Squadra dati, giovane, squadra squadra. Per giovane, quello c'è basta, Crozza. basta, basta, basta. Cioè, veramente. A determinati livelli non ti viene dato tanto tempo di critica. Ragazzi, a me è bastato vedere cosa ha scritto, che non ha scritto in realtà, ha messo una faccia rossa che diceva tutto Lapo. Cioè, è già la seconda volta che Lapo, cioè, La martella, scorsa raga. volta era stato un po' più esplicito. Qui si è limitato ad un emoji su Twitter con la faccina arrabbiata che però dice tutto. Si Cioè dice dice, tutto, cioè ma rossi di di chi stiamo vergogna, di parlando? cosa stiamo parlando, esatto. Cioè, Ragazzi, allora, quello. io però, diciamo. Cioè, neanche, cioè, il discorso qui non è neanche, cioè, aver perso la gara e non essere stati capaci a mettere neanche una vittura sul podio.
in un momento in cui a metà gara era plausibile una doppietta. E non c'è stata una safety car, non c'è stato un incidente, non c'è stata una rottura di un componente a livello di affidabilità. Non c'è, cioè, in una gara normale, per assurdo, le temperature più gradevoli, no? E più miti, sono stato un grande aiuto alle power unit rotari, no? Perché le solite temperature dei Gran Premi di Ungheria, quelli prima si facevano a Ferragosto, qualche anno fa, era proprio il Gran Premio del Ferragosto, tipicamente. Ma solitamente in questo periodo, come in tutta Europa, fa molto caldo. E abbiamo visto tante volte i motori Ferrari, e tra l'altro ieri un altro motore Ferrari, quello di Bottas, con Bottas. Tra l'altro, scusami, facciamo un momento anche storico, proprio Massa ci ha perso un mondiale, per questa ragione di cui parli tu, con assolutamente, in Ungheria, nel 2008. Ma Massa non l'ha perso solo lì, l'ha perso... No, perché Massa l'ha perso altrove. Perso pezzi, dai, lo sappiamo che abbiamo visto anche lì il record di vedere una macchina che si porta appresso il tubo della benzina, dai. Sì, sì. Allora, Massa per me l'ha persa Silverstone, però vabbè. Secondo me la scena di ieri, nel mio ricordo, perché io ricordo le gare da quando ho 7-9 anni, una figura talmente imbarazzante... Da un punto di vista, io raramente ho visto una cosa così imbarazzante. Solo, perché altre volte tu dicevi non c'è la macchina, vabbè, ok, ma c'è proprio così. Davvero, io ragazzi. Solo Nürburgring 1999, Gran Premio d'Europa, dove Eddie Irvine lottava per il titolo e non si trovavano le gomme. Io ero ragazzino, avevo 21 anni e scrissi un articolo che fu un articoletto che fu pubblicata nelle lettere dei lettori, venne pubblicata, nel quale io accordavo comunque fiducia a Ciantotto, perché dopo quel Gran Premio la gente voleva proprio la testa che rotolava di Ciantotto, perché poi si era innescato anche il circolo vizioso che la Ferrari volontariamente non volesse che la persona che doveva portare il titolo, ricordo benissimo, Schumacher, ma doveva essere, non giustificava altrimenti il sacrificio economico di Schumacher, no? E io difesi all'epoca, ma difesi perché? Perché c'erano degli uomini che tutto l'F399 era anni luce dietro alla McLaren del 1999. Un miracolo tante volte strategico della Ferrari nel riuscire a portare Irvine a vincere, a lottare per vincere per il titolo. Soprattutto i tanti errori McLaren. Allora, se tu mi dici attualmente, oltre Cardile, no? Che la parte mi sembra motoristica, il capo LED della parte motori e il LED della parte aerodinamica. Se tu mi dici una figura di spesa, Laurent Mekis, nel 99 per difendere la manovra di Verstappen, siamo in causa la testimonianza di Shandok di Sky UK. Ma di che cazzo stiamo parlando, ragazzi? Roberto, se non fossero vere queste cose, sembrerebbero battelle. Oggi ormai questa puntata sarà sicuramente con l'avviso di contenuti espliciti sul podcast. No, va bene, ma dai, lo sfogo c'è, ma è naturale. E però, tra l'altro, spezzo una lancia, diciamo, ovviamente nella delusione Ferrari. Ieri, tanto di cappello per fatto. Assolutamente sì. Roberto, per me è un fenomeno. Ti interrompo, chiaramente Verstappen fenomenale ieri nella sua vittoria, avremo modo di parlarne anche settimana prossima. Io continuo a pensare che Leclerc sia assolutamente uguale, se non un pelo superiore, come velocità pura a Verstappen. Vedremo, questo lo dirà il tempo, e la velocità pura a volte non basta, mi permetto di dire. Non basta comunque, neanche la monoposto come la F175 se hai un muretto così. Per l'appunto. Allora. Comunque ragazzi, il tempo a nostra disposizione è praticamente finito, avremo modo tra 7 giorni, non c'è gara domenica prossima, quindi di riparlare ancora di questo Gran Premio di Ungheria. Magari più serenamente, a mente fredda, e raccontando anche veramente le gesta di Verstappen, di Hamilton, sono stati veramente due grandi protagonisti di questa gara.
eccetera. Io voglio dire soltanto una cosa in chiusura, accennata all'inizio, ma ci tengo a ribadirlo veramente per chi magari si è connesso soltanto ora, per chi ci ascolterà in podcast, eccetera, eccetera. Io trovo folle il fatto che ci troviamo nella situazione nel 2022 in cui la Formula 1 sta vivendo una nuova popolarità quasi unica nel suo genere, soprattutto in alcune parti del mondo. Comunque con un'esposizione mediatica data anche dal potere dei social, di internet, che mai prima d'ora ha avuto la Formula 1, e noi ci troviamo davanti alla scuderia più antica, più prestigiosa e più titolata nella storia di questo sport, che per i ragazzini, per i giovani d'oggi che si stanno avvicinando soltanto ora a questo sport... È una scuderia di perdenti. È una scuderia di teste di minchia. Cioè, questa è la verità. Poi mettici il bollino esplicito, Mariano, quando la carichi su Spotify, fai come ti pare, non mi interessa. La verità è che il mondo ci sta prendendo per il culo. Cioè, la Ferrari in questo momento è lo zimbello, Marco, dell'internet. Marco, basta pensare, persino chi non segue il motorsport, stanno facendo i meme. Cioè, la Ferrari ormai è l'oggetto dei meme, capito? Marco, basta che tu vedi cosa hanno scritto persone, piloti, cioè... I piloti nel retropodio che ridono quando dicono: ma davvero gli hanno montato le bianche? Basta così. Ma per quello, scusa Marco, per quello secondo me qualcosa cambierà, perché un'azienda può anche sopportare l'idea di perdere anche facendo gli errori, ma l'idea di essere ridicolizzati è quella che dà molto fastidio. No, no, il danno d'immagine qui diventa... Cioè, era meglio un 2020, un anno in cui tu veramente fai schifo, hai una macchina non competitiva, per assurdo, è la situazione, diciamo, prima dell'Alpine, per assurdo non ti si fila nessuno, quantomeno, e il danno d'immagine non c'è. Il rapporto alla performance, la stagione 2021 è stata perfetta. Assolutamente. Hanno modificato una macchina disastrosa. No, hanno modificato una macchina disastrosa con stringenti regolamenti dove non potevi cambiare niente. Hai fatto un salto prestazionale enorme. Assolutamente sì. Ragazzi, io vi ringrazio per aver commentato insieme a me. Grazie a voi. Questo post Gran Premio di Ungheria. Se non mi vedrete lunedì prossimo su queste pagine sarà perché Mariano mi avrà cacciato dal sito. Portatemi le arance, perché io rischio, sono io il direttore responsabile, perciò se non ci sono saprete che purtroppo sono qualche telefonata ti può arrivare. Salutiamo gli amici dell'ufficio stampa Ferrari, grazie a tutti quelli che ci hanno Ferrari, cioè, non si è visto un ufficio stampa Ferrari a giudicare delle dichiarazioni dei piloti. No, guardate, a me hanno bannato mio post su Twitter con 34.000 visualizzazioni. Sono stato bannato su Twitter. Ecco, viva la democrazia, viva Twitter, viva Elon Musk, viva chi vi pare a voi. Grazie a tutti, ci vediamo lunedì prossimo.